Qualche mese fa ho comprato questo libro, La forza nel freddo, il cui autore è Wim Hof. Dovreste ormai conoscerlo tutti molto bene su questo canale, visto che gli ho già dedicato 2 video. Nel libro Wim parla del metodo Wim Hof, un metodo ideato da lui, e sfida chiunque a provarlo per 30 giorni, promettendo dei benefici che sinceramente sembrano totalmente realistici. O perlomeno, questo è quello che è sembrato a me leggendo il libro, quindi non mi resta che provare il metodo Wim Hof per i prossimi 30 giorni e vedere se ciò che ha scritto sono pure strategie di marketing o se invece, come dice lui, esporsi al freddo è la miglior cosa che possiamo fare. Sì, ok, tutto bello, ma cos'è sto metodo Wim Hof? In effetti hai ragione, il metodo di Wim Hof si basa su 3 regole da seguire ogni singolo giorno. 1. Esposizione al freddo, quindi ogni giorno una bella doccia fredda. 2. Fare esercizi di respirazione. 3. Non meno importante, impegno e dedizione, ingredienti che su questo canale non possono mai mancare. E benefici? Perché dovrebbero essere realistici? Per quanto riguarda i benefici classici, infatti, ormai dovreste conoscere tutti, per cui miglioramento della salute, miglioramento della circolazione del sangue. Ciò che però Wim Hof sostiene, a cui non potrò assolutamente credere finché non l'avrò provato. Sì, il test dei piegamenti. E a questo punto però viene naturale domandarselo: cosa c'entrano i piegamenti con il freddo? Come Wim Hof racconta in questo video, seguendo il suo metodo e soprattutto seguendo quelli che sono i suoi consigli sulla respirazione, si dovrebbe essere in grado di raddoppiare il proprio massimale di piegamenti. E non so voi, ma come vi ho detto prima, a me sembra una cosa abbastanza senza senso. Anche se il pensiero alla base, lo riconosco, è molto semplice. Seguire 30 giorni il metodo infatti richiede 3 cose: mentalità, focus e dedizione. Durante i 30 giorni quindi la nostra mente dovrebbe abituarsi ad andare oltre situazioni di stress e di discomfort. Il 30° giorno quindi la mentalità acquisita dovrebbe renderci capaci di superare lo stress e il dolore fisico. E cosa serve per fare un super massimale di piegamenti se non una mentalità di ferro e la capacità di spingersi oltre al dolore dei muscoli che cedono? Quindi se siete curiosi anche voi di vedere come andrà a finire, non ci resta che iniziare. Nel primo episodio di questa sfida ho provato per la prima volta la doccia fredda e non è che sia andata esattamente come avrei immaginato. Non ci si abitua a sta roba, però faccio... Non riesco a parlare. Era la prima volta che mi esponevo per più di pochi secondi al freddo e subito avevo imparato una cosa: un conto era esporsi al freddo, un altro conto era riuscire a domarlo. Il cervello si congela, è assurdo. Durante i successivi 9 giorni ho quindi fatto la doccia fredda ogni giorno e... Cazzo! Esatto, sebbene avessi raggiunto l'obiettivo dei 2 minuti e mezzo, il freddo era ancora assolutamente scomodo. Nonostante questo però, stavo già iniziando ad accorgermi dei risultati. Quali risultati? Purtroppo non saprei dirvi con precisione, però mi sentivo molto molto più carico, ma dopo vi dirò meglio. Va bene, ma come va fatta la doccia fredda? Come lo stesso Wim afferma, il freddo è sì il nostro migliore amico, ma allo stesso tempo può essere molto pericoloso, quindi iniziate con pochi secondi e, se proprio sarà impossibile, partite dalla doccia calda per poi passare alla fredda. L'unica regola è il terzo punto di cui abbiamo parlato: impegno e dedizione, quindi ogni giorno fate in modo che quella manopola punti sempre di più al freddo massimo. Quindi anche l'uomo di ghiaccio sottolinea che le docce fredde dobbiamo farle per stare bene, quindi qualora questo non succedesse, sì, anche le docce calde sono permesse, nessuna tortura. E per quanto riguarda la durata, anche qui la risposta è ciò che siete in grado di fare. Partite senza strafare, bastano anche solo 15 secondi che giorno dopo giorno diventeranno diversi minuti. Visto che Wim ogni mattina fa 2 minuti e mezzo di doccia fredda, beh, direi che i 2 minuti e mezzo dovrebbero essere l'obiettivo a cui puntare. Dall'11° giorno ho quindi iniziato anche gli esercizi di respirazione e credetemi, non è strano di più. Quindi prima volta in assoluto che provo la respirazione guidata di Wim Hof. C'è il video su YouTube che a 36 milioni di visualizzazioni. Vediamo. Breathe. Breathe out. E la cosa strana è che l'esercizio è semplicissimo. Come Wim mostra in questo video, che è lo stesso che ho seguito io ogni giorno, basta fare 30 respiri profondi e, dopo aver espirato la 30ª volta, trattenere il fiato il più possibile. Appena prima di cedere, fare un grosso respiro, trattenere il fiato per altri 15 secondi e riniziare il ciclo, che andrà ripetuto 3 volte. È stranissimo, non avendo mai fatto cose del genere. Non so, magari aspetto a dar dei giudizi avendone provate altre per qui nei prossimi giorni, però è davvero strano, fuori di testa, davvero fuori di testa. Ma cosa succede mentre si fa questo esercizio? It does amazing stuff in the body. We are blowing off carbon dioxide, make the body alkaline. We will go into the deepest part of the brain, and all because of a very simple technique.
you better breathe. Ora, io non so se davvero questo genere di respirazione abbia tutti questi benefici. Io mentre faccio i 30 respiri sento la testa girare e poi mentre si trattiene il respiro invece è vero che si sente tantissimo il cuore che batte e boh, si ha tutta una sensazione strana al corpo di una sorta di formicolia, non lo so. Nei giorni seguenti ho quindi continuato sia con le docce fredde sia con la respirazione. Il 15° giorno ho avuto la poco brillante idea di provare a vivere 24 ore come Wim. A 62 anni fa ancora invidia a chiunque per la sua mentalità e per la sua capacità di spingersi sempre oltre, qualità che lo hanno portato a superare 26 record mondiali. Preparando quel video ho potuto studiare a fondo la sua vita e se già prima credevo fosse un folle, ora vi garantisco che è una delle persone più spettacolari che ci siano, quindi se vi siete persi quel video recuperatelo perché vale la pena. Ovviamente la sfida è andata avanti anche dopo il 15° giorno, quindi ho continuato a fare le docce fredde. Scommetto che starete pensando, beh, visto che eri abituato saranno state man mano più semplici, no? Non stanno per niente diventando più semplici. Però quanto sono belle le docce fredde, raga. Quanto sono belle le docce fredde. L'unica cosa che era cambiata dal primo giorno era la testa. Sapere che stando male quei pochi secondi, l'intera giornata sarebbe stata migliore. Anche la respirazione stava andando alla grande, anche se continuavo a non capire il perché delle strane sensazioni che mi dava. Ho anche iniziato a farle in momenti diversi della giornata. È sempre troppo strano, io non so cosa dire perché continuo a dire che è troppo strano. Ma niente, continuava ad essere strano. Per questo ho deciso che avrei dovuto capire cosa stava succedendo. Raga, siamo al 24° giorno, per cui qualcosa dovrei averlo iniziato a capire della respirazione, perché sono 2 settimane oggi che faccio gli esercizi, ma non ci ho ancora capito niente. La sensazione è totalmente diversa da qualunque altra sensazione a cui sono abituato. Sembra di essere in un altro posto. Non so, magari mi metto adesso al computer a capire. In pochi minuti avevo trovato la risposta alle mie sensazioni. Durante la respirazione di Wim, infatti, il corpo riceve molto più ossigeno di quello a cui è abituato e questo giustifica la sorta di mal di testa. Per quanto riguarda il tremore del corpo, invece, questo si giustifica con il fatto che quando si trattiene il respiro in assenza di ossigeno, il corpo prova a compensare producendo adrenalina. Ho comunque deciso di far provare anche alla mia ragazza la respirazione guidata per vedere anche lei cosa ne pensasse. Quindi Vali, cosa hai sentito mentre facevi questa? Allora, è stato molto strano, però mi ha stupito in realtà. Quando c'è stato il minuto in cui tenere il fiato, sono riuscita a tenerlo senza troppi problemi. Che è impressionante, perché prima di trattenere il fiato si butta fuori tutto il fiato che hai, per cui senza fiato riesci a trattenerlo ancora di più, che è una cosa stranissima. Sì, e poi sentivo un sacco il battito cardiaco. Quindi non sono l'unico che pensa che sia una cosa strana. No. Siamo quindi ufficialmente arrivati al 30° giorno. In questo momento, raga, c'è meno un grado. È il primo giorno in cui la temperatura va finalmente sotto lo zero. Quindi andiamo a mangiarci questo bagno. Punto ai 5 minuti. Sarà davvero tosta. 2, 1, via. È abbastanza fresco, sì. Raga, non è solo andata, è andata alla grande, perché sono stati 5 minuti e 40, scusate se parlo male, ho freddissimo, e sono entrato altre 3 volte per fare la copertina di sto video. E non è stata una buona idea, se ricordate, inizio video ho detto una cosa che è estremamente importante, e cioè che il freddo può essere sì il nostro miglior amico, ma può anche essere molto pericoloso. Ora, stamattina, tra una cosa e l'altra, visto che sono rientrato in acqua altre 3 volte, dopo i 5 minuti e passa che avete visto, sono stato in acqua più di 8 minuti, e quando sono uscito, mentre mi rivestivo, in particolare mentre mettevo i calzini, mi sono accorto che c'era qualcosa che non andava, in particolare i piedi e le mani facevano molta fatica a muoversi, e per fortuna sono tornato a casa ed è stata assolutamente la scelta giusta, per cui ecco, ho sperimentato in prima persona che il freddo è davvero tanto, può essere davvero tanto pericoloso, perché se lì mi fossi ostinato a continuare ero da solo, non so come sarebbe andata. Ora tagliamo corto, perché comunque bisogna vedere se alla fine di questi 30 giorni è vero o no ciò che dice Wim. Wim sostiene che tutti noi siamo in grado di diventare dei super uomini. Adesso è sicuramente un po' esagerato, ma questi 30 giorni mi avranno aiutato sì o no a diventare un po' di più un super uomo. A inizio mese avevo provato il mio massimale ed erano stati 42 piegamenti. Se avessi battuto quel numero superando i 50, sarebbe stato il record personale di sempre. Non ci avrei scommesso niente, ma dovevo provarci. Are you ready? Here we go.
Ho seguito quindi per l'ultima volta la respirazione nel video che Wim ha fatto apposta per i piegamenti e dopo aver respirato la 30ª volta completamente in apnea sono partito e non avevo nessuna intenzione di fermarmi. Se non ho contato male, 54. Non ci avrei scommesso un centesimo. Non ci avrei scommesso un centesimo. E sono arrivato tipo a 30 senza neanche respirare, perché la regola è farli senza fiato in corpo, è fuori di testa. Cioè io ho fatto il record di piegamenti della mia vita senza aver fiato in corpo per quasi tutto il tempo. È assurdo. Non sono un superuomo, questo è ovvio. Non sono un superuomo, ok. Ma se c'è una cosa che Wim mi ha insegnato in questi 3 video sul freddo è che è la costanza che porta persone comuni a far cose straordinarie. Farò mai cose straordinarie? Non posso ancora saperlo, ma ovviamente l'obiettivo è quello. Avanti tutta.